Chiaiano, Cioè, l'ultima dovevamo discarica di ancora Napoli, fra pensare. poco sarà piena. E poi, quando la dovranno chiudere per forza, dove la butteranno l'immondizia? Eppure la soluzione c'è. E non bisogna andare al nord, basta andare a pochi chilometri da Napoli. Qui Qui dove siamo? San Giorgio. E da questa parte? Questo è Portici. Qua Portici. Questo è San Giorgio e dall'altra parte è Portici. Per capire se uno si trova nel comune di San Giorgio o in quello di Portici, basta guardare la spazzatura. E questo è un esercizio, vende verdura, quindi fa l'umido, no? L'umido, dove lo mettete? Quando, per esempio, quando... Abbiamo dei contenitori fuori. Quindi qua buttano l'umido. Buttano l'umido. Questo Vengono i nostri operatori e svuotano. è l'umido così, no? Sì, questo è umido puro. Pure voi ci avete, no? Differenziata, umido. Lo smaltimento dei rifiuti di terza categoria, normale. E 3 volte a settimana l'umido voi... No, per le utenze commerciali tutti i giorni. Tutti i giorni voi passate e ritirate l'umido. Facciamo una raccolta differenziata. Noi la facciamo. E siamo fieri di essere di Portici e fare una raccolta differenziata. Perché noi la dobbiamo fare? Perché è un bene per noi, non un bene per gli altri, è un bene per noi, per loro. Questa è mia figlia, deve vivere nell'immondizia, no? Allora, se io faccio qualcosa di ingiusto, lo ripaga lei tra 10 anni, 15 anni, 20 anni. Quindi la raccolta si deve fare. Ma tutti, tutti. Cioè, quindi lei, per dire, lei ha convinto suo padre, sua madre che c'ha. Veramente mio padre ha convinto me. Ieri sera che avete consegnato qui? Ieri sera carta e cartone, lunedì. E poi l'umido quando lo consegnate? Mercoledì e venerdì e domenica. Dall'altra parte invece c'è San Giorgio e Cremano che. L'altro lato è San Ma Giorgio, non fuori, si fuori fa. alla strada. Non si fa. Buttano tutto dentro. Mi fa vedere come separa le cose lei? Posso entrare? Sì. E qui ce la vedi tutta, insomma, come Sì, si. sì, sì. Questa è plastica, no? Plastica, lattina e metallo. Questa è carta. È indifferenziata. Qua Questa è puoi buttare tutto. indifferenziata. È indifferenziata. E poi avete l'umido. L'umido qua sotto. E l'umido qua sotto. E qui non vola più plastica in giro, non ci sono più bidoni, è No, pulita. ci sono bidoni. Cioè, ogni volta che, per esempio, devo sciacquare, non so, un contenitore dei pelati, per esempio, togli prima la carta, poi sciacqua il metallo. È scocciante, però alla fine, cioè, mi sento soddisfatta perché sto contribuendo a mantenere l'ambiente pulito. A Portici tutte le strade sono pulite e la spazzatura in giro proprio non c'è. I cassonetti sono stati eliminati e la raccolta dei rifiuti funziona a meraviglia. L'artefice di ciò è il sindaco della città, Vincenzo Cuomo, eletto con il centro-sinistra e al suo secondo mandato. Questo, dicono i suoi concittadini, grazie anche alla raccolta differenziata porta a porta. Io credo che fosse mio dovere garantire ai cittadini di non avere rifiuti per terra perché i miei figli ci abitano in questa città. I miei figli ci vivono e quindi io come genitore e come sindaco avevo il dovere di trovare una soluzione, che a me me l'ha ordinato il medico di fare il sindaco. Noi eravamo al 20% come differenziata e la facevamo con i cassanetti di prossimità. C'era una legge che diceva che dovevamo raggiungere degli standard di raccolta differenziata. Abbiamo approvato un piano in 3 fasi, campagna capillare di informazioni, buste, informative, opuscoli, brochure, messaggi. Il giorno dopo che dovevamo cominciare questa raccolta differenziata e quindi avevamo tolto tutti i cassonetti, quindi i cassonetti metallici che erano anche brutti a vedersi dal punto di vista estetico, io ero terrorizzato, ho detto che domani mattina qua sarà la rivoluzione, c'è cioè la gente che non Erano trova più i accomunati. cassonetti. Immediatamente, praticamente, scienziati cittadini. Cittadini scienziati. Sembrava che l'avessero fatta da secoli la raccolta differenziata. Da Portici si producevano ogni notte 78 tonnellate di rifiuti da portare in discarica. Oggi ne portiamo 24. 54 tonnellate in meno, grazie alla differenziata, Più ogni del giorno. 70% avete Più del ridotto? 70% abbiamo ridotto il monte, diciamo, rifiuti. Io lavoro con la calcolatrice qua, 365 per 54 sono 19.710 tonnellate in meno all'anno. Che Portici che come. Portici non ha conferito più in discarica facendo la raccolta differenziata. Siamo stati premiati da Legambiente, siamo uno dei comuni ricicloni d'Italia. Non ha avuto un soldo pubblico, tutti i fondi diciamo nostri, quindi ci siamo comprati i cassonetti per l'umido, le biopattumiere, le buste, insomma tutto.
Del resto a Portici chi la raccolta differenziata non la fa viene beccato. Questi sono i rapporti di servizio che mi fa la polizia municipale. Ci sono le foto. Ecco, questo per esempio è un quaderno che è stato trovato all'interno di una busta. Invece di essere separato come carta è stato trovato un quaderno probabilmente di un bambino che andava a scuola. Quindi avete beccato. Attraverso il nome del bambino siamo riusciti a risalire all'autore. Abbiamo fatto lo stato di famiglia, abbiamo fatto tutto. E così al cittadino arriva la multa e la lettera del sindaco. Comportamenti simili sono inqualificabili e denotano uno scarso senso civico, oltre che un grave disinteresse per la cosa pubblica e il suo decoro. Mi auguro che l'elevazione di tali sanzioni, perché chiaramente ha avuto la multa la signora, possa servire ad impedire in futuro il ripetersi di simili incresciosi episodi, auspicando che lei stessa non incorra più in simili violazioni. E Portici non è un piccolo comune, conta 57.000 abitanti. Ma c'è una densità demografica, siamo i terzi nel mondo, prima Hong Kong, secondo Shanghai, terzo Portici. C'è i cumuli di rifiuti, qua non si vede nulla. E qui siamo nei giorni dell'emergenza. Ma Portici non ha mai avuto emergenza rifiuti. Questa è l'isola ecologica. Qua i cittadini vengono e praticamente qua ci sono tutti i materiali differenziati. Questo è un forno a microonde rotto, dei computer, e questo, per questo noi li differenziamo così. Quindi il cittadino sa dove poter venire a portare. Cioè non è che poi non li lascia in mezzo. Non li butto a terra. Frigoriferi, tutto. Frigoriferi. C'è televisore, questo tutto. È materiale, diciamo, plastica dura. Questo è l'olio. L'olio vegetale, olio di frittura. Delle fritture? Sì, vengono qua e noi abbiamo dato il premio ai cittadini proprio dei bidoncini di 5 litri. Cioè non si butta più nella lavandina? No, niente. I tubi fluorescenti. Questo è importantissimo quello che stiamo facendo. Le piccole file. Le pile salse. Vedete? Cioè voi non lasciate nulla? Niente. 26 codici. Buongiorno. Cittadini? Io, cittadino. Che cosa è venuto a portare qui stamattina? Allora, ho portato un po' di roba mista perché era inutile impegnare un camion del comune per se la prendere. E quindi sapete, e qui avete portato legno, che cos'è? Tutto quello che ho portato, l'addetto me l'ha fatta sistemare. Praticamente a Portici, in provincia di Napoli, sì. Nel sud del paese, noi siamo orgogliosi del nostro sud e di un sud che lavora ed è efficiente. Voi state nel mezzo dell'emergenza e voi l'emergenza... Non l'abbiamo subita. Nell'isola ecologica i dipendenti comunali che ci lavorano riciclano qualunque cosa. Anche il loro ufficio è riciclato. Mobili che la gente butta, anche i computer sono riciclati. Qua tutto riciclato. Arriva come rifiuto. Non c'è niente che non abbiamo riciclato. C'è un altro. 3 anni fa loro sta cosa non gli suonava proprio. Cioè abbiamo adesso guai a chi sbaglia una cosa. Quelli che si ribellano sono più loro che io. È un cambio culturale, ci cioè abbiamo cambiato culturale. E lui non è un lavoratore, no, lei non è giovane, scusi se glielo dico, non è, quanti anni ha? 55. Ha cambiato mentalità 55 anni fa. 5 anni fa. A 50 anni? Sì. È come un calciatore che calcia sempre di destra, all'improvviso gli attaccano il piede destro e dici devi imparare a tirare solo di sinistra, per imparare a fare io calciare con tutti e due i piedi. Questo abbiamo fatto. In Campania mancano addirittura gli impianti di compostaggio, quelli che servono a trasformare l'umido in fertilizzante, o meglio, ci sono anche, ma sono come questi, abbandonati. Qui siamo a Ferrandelle, vedete, un impianto enorme, eppure non è mai entrato in funzione. Ne sono stati finanziati tanti così in Campania, vedete, anche con i soldi dell'Unione Europea, ma non sono mai entrati in funzione. Così assistiamo al paradosso che se anche tutta la regione Campania facesse la raccolta differenziata spinta come si fa a Portici, non saprebbero dove portare l'umido, lo dovrebbero portare fuori, che è proprio quello che succede. Quanti chilometri ha fatto? 920. Quanto? 920. Sembra assurdo, ma è proprio così. L'umido della Campania attraversa mezza Italia per essere trattato. Siamo in provincia di Bergamo, alla Montello, uno degli impianti più avanzati d'Italia nel trattamento dei rifiuti. Solo in questo stabilimento arrivano dalla Campania ogni anno, pensate, 20.000 tonnellate di materiale organico da trattare. Ha visto come noi trasformiamo il rifiuto in arrivo? Cioè, con un passaggio soltanto diventa così? Esatto. Roberto Sancinelli, il proprietario, è orgoglioso di mostrarci gli impianti. Fino a qualche anno fa era un imprenditore dell'acciaio. Dopo la crisi del settore ha pensato bene che l'affare industriale del futuro erano i rifiuti e così ha riconvertito la sua azienda. Entra questo liquame che lei ha visto, si crea che è una, che praticamente questa sostanza organica, e lì avviene la fermentazione. E si crea biogas. E lì si produce energia elettrica e termica. Mettiamo in rete
quella parte di energia che non utilizziamo noi, perché noi con questo impianto siamo diventati autosufficienti. Cioè qui non prendete, non comprate energia elettrica? No, no, assolutamente. Rivendete? Non compriamo, ma quella in più la mettiamo in linea e la... Il surplus lo vendete? E lo vendiamo, certo. Guardi, il rifiuto per noi è una materia di base per fare prodotto. Questo è il concetto. È una materia prima. È una materia prima, non si può chiamare materia prima perché è un rifiuto. Però la comunque... legge non lo permette, ma noi lo chiamiamo materia di base per fare prodotto. Ma la materia di base, cioè l'umido, la Montello non la paga. Anzi, sono gli altri che pagano per smaltire l'organico. Chiunque porti l'umido qui, infatti, deve pagare dai 70 agli 80 euro a tonnellata. Un bell'affare. Da quel materiale visto in fondo abbiamo prodotto già biogas, energia elettrica, energia termica e compost. Questo praticamente è il compost finale che viene utilizzato in agricoltura. Questo era rifiuto, rifiuto. Questo, e lei ha visto in che condizioni è arrivato. Erano sacchetti pieni di immondizia. Ecco che prodotto abbiamo fatto alla fine. Questo è compost e non fertilizzante. Solo, si ricordi che questo qui per l'agricoltura è un beneficio, perché usando questo si risparmia fertilizzanti chimici. Mettiamo nella terra quello che è venuto dalla terra. All'inizio qui si lavorava solo l'organico, poi sono arrivate anche le materie plastiche. Ogni giorno si riciclano 5 milioni di bottiglie. In pochi anni la Montello è diventata un colosso. Nell'azienda sono occupate a tempo indeterminato 200 persone. Lo stabilimento oggi è grandissimo, altamente tecnologico e soprattutto non si ferma mai. Lavora 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. È un'azienda che produce utili e che non conosce mai crisi. Vede, questo è il giorno 4 luglio del 2008. Noi abbiamo avuto già una visita al nostro impianto da parte di una delegazione del Comune di Napoli, guidato proprio dal sindaco signora Iervolino. E questa è la pagina? Qui c'è lei, sì, sindaco Iervolino. E poi si vede tutta la delegazione. Immagino ci siano stati anche consiglieri regionali, provinciali e tutto, no? Sì, 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 sì. C'ho un megafono, sì, ero 35 persone, parlarci a 35 persone, farmi sentire, ho dovuto usare il megafono. Ecco. Quindi una bella delegazione nutrita. Sì, sì, sì. Cioè, guardando quello come si trattavano i rifiuti qui, che cosa mi hanno detto? Hanno detto che sarebbe l'impianto adatto per risolvere i problemi di Napoli. Era il 2008, però. Era il 2008, sì. Siamo nel 2010, siamo punto a capo. Beh, questo non deve chiederlo a me, perché... Ma le sembra normale che dopo 17 anni di emergenza non abbiano messo in funzione un solo impianto di compostaggio? Beh, certo, è anormale, c'ha ragione lei, però da imprenditore mi chiedo che è una cosa ridicola, insomma. Cioè, è possibile, no? Che in 16 anni io giro per le scuole, noi giriamo per le scuole a far vedere ai bambini il ciclo integrato dei rifiuti, la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti. E questi non l'hanno capito, i politici non l'hanno capito, non lo vogliono fare, i tecnici non lo vogliono fare, perché l'anello, quello che si rompe, quello che non funziona, è il compostaggio. Guarda, io ti voglio far vedere, questo, sono scarti vegetali, avanzi di cucina, materiale verde, organico, di cui la Campania ne è ricca, ma... Guarda, quello che crea il percolato. Quello che crea il percolato, che nelle discariche di quel problema enorme, i bambini lo hanno ormai capito. Perché è il sistema di spostare tutto che funziona bene. Carico, viaggio, trasporti, capito? È come se io non volessi risolvere il problema perché ho messo su un sistema economico di subappalti, di piccoli appalti, che mi fa muovere una subeconomia. Più la mantengo in vita e più questa subeconomia va avanti. Ma il peso di questa economia? Va sui cittadini e sulla salute e sull'ambiente di questa regione. Questa è plastica, queste sono bottiglie di plastica, che selezionate questa ancora... Questa è PET. Tutte le bottiglie di plastica delle nostre bevande, no? Selezionate, diventano ancora questo. Ma poi diventa questo, diventa un filato. L'imbottitura dei giubbini, guarda, capito? Diventa un filato. Capito? Da cosa nasce cosa? Diventa filato. Ma la cosa più bella è questa, c'è già tutto, questo qua. Che cos'è? Che cos'è? Non so. Copertoni, quelli che la camorra incendia. Si recuperano, si fanno mattonelle, pavimentazioni, materiale che ha nuova vita, nuovo mercato. Tolgo centinaia e centinaia di copertoni dalle strade, le riutilizzo. Perché non lo fanno? Perché non lo fa? Perché non fanno nascere
questa filiera in Campania, che è il ciclo virtuoso. Niente, niente, nessuno che faccia la riduzione dei rifiuti. Noi siamo ancora con questa quantità enorme di rifiuti, quantità, 7.200 tonnellate di rifiuti al giorno in Campania. Non te le puoi permettere, devi ridurre, lo devi fare, non è un esercizio, lo devi fare, perché la gente deve avere fiducia, certezza, certezza. È quello che non c'è mai stato, bugie, carte, cercare di trovare le soluzioni tampone. Oh, tu sei lo Stato, tu sei la Protezione Civile, tu devi prevenire, non è altro che soluzione tampone, tu devi prevenire. Nello statuto c'è l'obbligo della prevenzione. Tu devi fare prevenzione sui territori, educazione sui territori, non devi dare il cattivo esempio. Questa valigetta di Raffaele Del Giudice è una tristissima ma straordinaria metafora di come funziona il nostro paese, perché dentro quella valigetta c'è il nostro futuro, eppure alla politica non interessa nulla.